Francesco, il vantaggio vi ha fatto accarezzare, lo diciamo anche con Francesco Risi, la possibilità di portare punti importanti qui da Catania. Poi che cosa è successo dopo quel vantaggio? È successo che abbiamo abbassato il nostro ritmo, che non è quello abituale, concedendo la possibilità a loro di giocare a palla libera, e quando hai di fronte dei giocatori che qualitativamente importanti ti possono mettere in difficoltà. Abbiamo sbagliato in questo perché probabilmente pensavamo di aver risolto i problemi, ma non è così. Noi siamo una squadra che deve stare sempre sul pezzo, sempre determinate e concentrate, e deve cercare continuamente il palleggio, che portano poi a delle soluzioni, come l'abbiamo condizionato nel corso del precampionato, dove ci sono stati degli ottimi risultati, ma non mi riferisco al risultato finale di partita, proprio come concetto di squadra e di gioco, e questa è stata la cosa che mi è dispiaciuta di più. Però insomma, bisogna evidenziare tutti gli aspetti. Siamo alla prima di campionato, dove queste partite mettono a nudo probabilmente pregi e difetti, e ovviamente se avessimo portato a casa il risultato avrei avuto la stessa impressione, per cui non cambia assolutamente nulla. Ecco, oggi lei è sceso in campo con il solito 4-3, che ormai è il suo credo, dall'altra parte anche il Catania è sceso col 4-3, quindi ecco, due formazioni che utilizzavano lo stesso schieramento. Ecco, non è giusto parlare degli assenti, però quanto è pesato non avere Capodaglio oggi? Non si poteva fare diversamente, non c'era, di conseguenza non possiamo parlare, perché si tratterebbero di parole buttate al vento. Bisogna lavorare con quello che c'è. Aspettiamo Capodaglio come aspettiamo anche Liviero, e quando saranno a disposizione dopo sicuramente saranno dei giocatori utili, però al momento bisogna parlare e concentrarsi su quello che ha a disposizione, che sono questi ragazzi che sono scesi in campo e che oggi sono venuti in panchina. Ecco, oggi entrambi i gol, sia da parte del Catania che della Juve Stabia, sono dovuti a errori difensivi. Lei che cosa ha detto ai suoi uomini, perché quel fuorigioco di Cancellotti sbagliato, ma anche a Menta, vabbè, siamo nei minuti finali, che ci inghisca un po' con la palla, però ecco, tutti errori regali alle squadre avversarie. Sì, è ovvio che quando prendi un errore di concetto, di reparto, bisogna lavorare su quello. Per quanto riguarda il discorso primo gol su palla libera, Cancellotti ovviamente deve cercare di vincere certe resistenze mentali che ognuno di noi si porta, perché stiamo lavorando su alcuni concetti, e oggi prova provata che se non fai quello che fai rischi di beccare gol. Ecco, adesso ci sarà il Melfi fra una settimana, prima esordio, quindi esordio stagionale casalingo, diciamo prima con Lisi, possiamo dire già vietato sbagliare, o comunque questa settimana si lavorerà su altri aspetti? Ma noi lavoriamo sempre con l'intenzione di fare risultato sempre e comunque, noi vogliamo giocarci le nostre carte, e poi sarà il campo a dire quello che non dobbiamo assolutamente vivere con l'assillo che c'è da fare chissà che cosa, perché non è vietato sbagliare, bisogna concentrarsi per fare quello che è nelle nostre possibilità, perché quando l'abbiamo fatto anche qui a Catania si sono visti i risultati, quindi bisogna rafforzare questo concetto, perché stiamo lavorando su questo. Dispiace perché un risultato a Catania avrebbe dato ancora maggiore convinzione, ma questo nella maniera più assoluta non deve levarla. Ecco, domenica ritorna Canuti dalla squalifica, si perde Salvi invece per squalifica, oggi possiamo dire un arbitro che non ha condizionato la gara, però nelle ammonizioni non è stato comunque equo. Ma ad un tuo collega ho detto che a me piace concentrarmi su quello che io posso determinare, sull'arbitro non posso farci nulla, per cui ha visto in quel modo, andava in quel modo, probabilmente da parte dei miei ragazzi voglio maggiore attenzione e ministerismo in alcuni momenti della gara, perché non serve a nulla, porta via tempo, porta via attenzione, e ci si sposta da quello che è l'obiettivo, che è la palla. Ecco, invece in tribuna abbiamo visto Montalto, l'ultimo acquisto, come l'ha visto, se magari lei ha avuto già modo di parlarci e sapere qualcosa? No, non l'ho visto e non ci ho parlato, aspetto martedì, perché insomma oggi l'attenzione mia erano rivolte su altre cose, adesso poi martedì lo incontrerò a Castellammare, parleremo, valuteremo le sue condizioni, e insomma abbiamo una settimana di tempo per lavorare e vedere quello che si può fare. Ai tifosi che cosa vuole dire oggi? Ma quello che avrei detto comunque se avessi fatto risultati, se fosse uscita a Catania con risultati, per me conta tanto il lavoro, attraverso il lavoro posso trovare le soluzioni e smussare i difetti, inutile mandare dei messaggi subliminali, perché a me non piace prendere in giro la gente, lavoro sempre per cercare di vincere, questo ovviamente è un atteggiamento che i ragazzi devono sposare, ma che comunque sono dentro a questa forma di pensiero. Ripeto,
ripeto, è quello che ho promesso all'inizio, tanto lavoro, dedizione, serietà, rispetto per tutti e verso tutti, come pretendo rispetto, ma non ho, in questo non ha mancato nessuno fino adesso.